Bruciarla? Dai, la devo bruciare. E si è messo proprio dentro. Sgridalo, diglielo, non si prende il sasso. Sgrida. Buongiorno, scusatemi se sono in pigiama e in pigiama con i capelli un po' sfatti, ma il cappello mi ha passato i capelli, porca miseria. Ma sono in pigiama perché mi sono tanto sporcata di segatura e vabbè, mi sono messa direttamente in pigiama. Fa un freddo oggi, ma veramente, veramente tanto freddo. Ci siamo congelati a tagliare la legna stavolta.
ho le maniche veramente ancora, sarà mezz'ora forse che sono dentro, no, mezz'ora no, però 20 minuti. E fa freddo, ci sono 7 gradi e adesso è appena diventato buio, abbiamo fatto proprio in tempo. Qua c'è il cucchino che anche lui è stato fuori, però a un certo punto è entrato, mentre Eddie è stato fuori a impanarsi. Basta, ma non sei stanco e congelato? Ma tu dove la trovi l'energia? Va bene, vabbè, fa niente. Adesso mi sto bevendo l'infuso all'arancia, perché di quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta mi piace quello all'arancia. Stranamente non è aspro, almeno io non lo sento aspro, mio marito dice che è aspro. Cioè c'è tipo da qua fino in su, che è l'unica parte che ancora non si è scongelata. Il resto della mano va un po' meglio, che quando lo appoggio brucia. Eddie! Vabbè, almeno possiamo stare tranquilli per qualche giorno, perché domani e dopodomani piove, quindi ce ne staremo tranquilli a casa. Penserò soltanto a pulire casa un pochettino, a rilassarmi un po', perché oggi mi è venuto il ciclo giusto in tempo, visto che domenica sarà un'altra bella giornatina. Sabato purtroppo non possiamo andare a prendere la legna perché ci sono troppi cacciatori in giro. Eddie, basta! Troppi cacciatori in giro, no, col cavolo che ci vado nei boschi il sabato e la domenica. E quindi domenica dobbiamo scendere e penso che andremo settimana prossima a prendere ancora un po' di legna. Perché comunque fa, cioè, ci sono tanti rami e così buttati per terra. Ecco che ho le mani occupate, dai, un attimo. Emergenza coperta. E ma ieri sotto la coperta non usciva la testa, giusto? E tanto stanno lì, qualcuno lo prendiamo e unito ai bancali ci fanno comodo. Poi scaldano, che è una meraviglia. Quelli più piccolini e secchi per accendere, pazzeschi. Poi quelli un po' più spessi mantengono tranquillamente la fiamma e intanto scalda. Adesso poi più tardi metto su un pasta e fagioli, stasera ci mangeremo pasta e fagioli, ma userò i fagioli in scatola così tranquillamente senza sbattimento, già che ho la stufa che va, li metto sulla stufa, tanto non devo farli cuocere, devono solo giusto scaldarsi un po' e cuocere la pasta, quindi stasera una bella pasta e fagioli. Poi domani inizierò a lavorare alla nuova commissione, quindi questi due giorni saranno dedicati alla commissione. Me la prenderò comoda, così, visto che è un cappellino, lo potrei fare tranquillamente in un pomeriggio, però voglio prendermela comoda, quindi voglio proprio godermi ogni punto, visto che mi piace tanto fare i cappelli. E poi volevo dirvi un'altra cosa, a proposito di tutti quei gadget per Natale, non ne faccio altri perché non ha senso. Se qualcuno mi richiede li faccio su commissione e basta, non mi metto a farne per poi tenerli lì. Quindi se siete interessati a segnalibro, cosine da appendere all'albero, presine, sottotazza, sottobicchieri, che poi sono la stessa cosa, tovagliette, calzine della Befana o altre cose che adesso non mi vengono in mente, me li chiedete e io ve li faccio apposta, così vi scegliete i colori, i modelli, tutto quanto. Almeno non sto lì a fare cose che poi magari mi restano lì e mi esaurisco le braccia, le mani, così mi dedico ad altro. Quindi ovviamente tenete conto che ci potrebbe essere una coda, quindi Natale sta arrivando, ok? Per le cose piccole, tipo cose che possono stare nella busta, la busta gialla con l'imbottita, la spedizione invece di 9,90 è 8 euro, quindi cioè, 1,90 euro risparmiato, ve lo dico così lo sapete. È buonissimo. Questa con l'arancia, devo dire che è veramente buona. Vabbè, dai, adesso mi godo la mia tisana, così aggiungo ancora un pozzo di legno nella stufa
E ci vediamo dopo che vi faccio vedere come faccio la pasta ai fagioli sulla stufa. Allora, visto che non voglio fare il soffritto, ho messo la cipolla, aggiungo un po' di passata di pomodoro e faccio cuocere la cipolla così con il pomodoro e un goccino di acqua. Ovviamente lo potete fare come volete, sto facendo così per non fare il soffritto così. Poi potrò mettere un filo d'olio crudo che mi piace tanto. Una bella mescolata. Poi metto il coperchio e lascio cuocere. Vi faccio vedere una cosa. Qualcuno qui sta imparando a lavorare all'uncinetto. Sì, così gli do una mano. E no? Se la cava anche bene. Sì, mi hai appena addocchiato perché non riesco a fare il punto. Ha imparato la catenella e adesso sta facendo la maglia bassa. Sì, però qua mi si è incastrato anche questo coso. Sì, vabbè, sono cose che capitano. Fa vedere. Adesso mi riprendi, non mi esce niente. Ti ho detto che non mi esce niente qua. Mi è scappato. Col doppio filo ogni tanto ti capita a te? Sì. Infatti non è l'ideale per cominciare col filato lì, ce ne vuole uno non così, così col filo proprio così attorcigliato. Fa vedere come ti è venuto. Sta venendo bene. Questa ricciatura è normale con la catenella. Sì. Adesso la denuncio per diffamazione. Sì, dopo la renna zoppa. Io non ho messo renna zoppa. No, basta, mi vergogno. No, mi vergogno. Fallo. No. Fallo. Basta, non... Vabbè, ho capito, però sembra una renna zoppa. Sì, vabbè, è finito di riprendermi. Sì, un giorno le commissioni le chiederete a lui, no. Beh, ma anche se fosse che impari benissimo tutto quanto, comunque se ce l'avremmo ognuno il suo stile, no? Non sì, è che poi facciamola. Sono troppo impreciso quando faccio le cose. Sono molto. Vabbè, non lo sai. Sì, no, lo so, perché in qualsiasi cosa che io abbia fatto, l'unica cosa che sono preciso, che mi viene bene, è il mezzo punto. E vabbè, vendi quelli. Che vendo quelli? I mezzo punti mica si vendono. Già fatti, si vendono per fare, perché gusto c'è vendere un mezzo punto già fatto? Che uno c'ha un quadretto oppure su una maglia. È bello farseli da soli. A me non piace tanto, ci ho provato ma no, non mi piace. Diciamo che a me ci sto prendendo anche la mano e vado anche abbastanza veloce, all'inizio ero così. Ma all'inizio tutti è normale. Poi dopo piano piano. Fa freddissimo qua. Non so. Buon odore, il profumo. Sento poco perché ce l'ho sottoposta, però sì. Guarda qua che meraviglia. Allora, pasta ai fagioli. Quando fa freddo, cioè, non c'è niente di meglio.
Buona, cavoli. Alla fine quando fa freddo, zuppe, pasta ai fagioli, pasta ai ceci, pasta ai piselli, anche quello Sì, come minestra. sono buone. È buonissimo. Però tra poco dovrò fare quella buona, a partire dai fagioli secchi. Buonasera, voglio farvi vedere una cosa prima di salutarvi. Ho fatto, mentre aspettavo che la cena fosse pronta, mi sono messa lì e ho detto: ma sì, ma perché non fare una piccola fascettina per i capelli? Tipo, andrà così, legata dietro. E ovviamente devo fare la seconda cosina. Non so neanche se mi starebbe bene, però vabbè. Ho fatto delle piastrelline cucite assieme e poi ho fatto il bordo e sto facendo questo. Farò anche l'altra, poi farò una rifinitura e basta, fatto. Niente di che, niente di complicato, però carino, dai, i colori sono carini. Poi ve la farò vedere finita, così la provo e vediamo se mi sta bene, perché i miei capelli, essendo voluminosi, quando vengono un po' schiacciati fanno così. Se si vede poi non lo so. Vediamo. Adesso comunque vi saluto perché è tardi, che adesso me ne vado a letto. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!